Per la giustizia, per delle condizioni di lavoro decenti. E invece con i decreti Salvini adesso la pratica del blocco stradale che appartiene da anni ormai a tutte le nostre lotte, da quelle territoriali a quelle operaie, è punibile con multe da capogiro. Credono di fermarci con queste multe, così come credono di fermare questo movimento con condanne indecenti. Ebbene, noi non abbiamo paura, prendiamo esempio da Nicoletta, che con generosità e fierezza ci dà un esempio a tutti noi e ci spinge a continuare a lottare. Alla stessa maniera anche questi operai continuano a lottare. Tutti e tutte noi torneremo a quei cancelli fino alla vittoria. Il 18 gennaio a Prato faremo una manifestazione chiedendo non solo l'abolizione delle multe, ma l'abolizione totale dei decreti Salvini. Questo perché crediamo che questo sia un modo per fare giustizia a tutti quanti. E allora andiamo avanti con le nostre lotte, dalla valle fino alla metropoli. Continuiamo senza avere paura, mentre sono loro ad avere paura, coloro che basano la loro ricchezza e il loro profitto sullo sfruttamento sia delle persone che dei territori. Noi continueremo a lottare contro questo sistema. Avanti tutta! Oggi siamo in piazza come OSA, opposizione studentesca d'alternativa, come studenti medi, assieme alle altre decine di migliaia di notav provenienti da tutta Italia, per ribadire il no contro una grande opera inutile e devastante per l'ambiente come è il TAV. Siamo qui oggi in piazza anche per ribadire la solidarietà a Nicoletta Dosio e a tutti i compagni notav finiti in carcere per il semplice fatto di aver alzato la testa contro questa grande opera.
Noi però sappiamo anche che cosa vuol dire solidarietà. La solidarietà la si fa tutti i giorni lottando. La solidarietà non è una parola sterile e vuota da tirare fuori solo durante i periodi di campagna elettorale. Per questo, quando un partito come il PD e un sindacato come la CGIL, che in questi ultimi anni, noi ce lo ricordiamo, lo sappiamo, hanno voltato le spalle ai lavoratori, esprimono solidarietà a Nicoletta Dosio, noi non ci facciamo ingannare. L'unica forma di lotta possibile è l'anticapitalismo. Nicoletta Dosio vedeva la lotta ambientalista in questo modo e oggi ne sta pagando le conseguenze. I partiti come PD e 5 Stelle che oggi chiedono a noi giovani di scendere in piazza per una vaga difesa dell'ambiente vorrebbero farci credere che l'ambientalismo deve essere una marcia pacifica che unisce tutti i soggetti in campo, ma noi sappiamo benissimo che non è così. Per l'ambientalismo, come in tutte le cose, sappiamo che c'è una barricata. Da una parte stanno quelli che devastano i territori, come la TELT, l'azienda criminale che vuole il TAV, e dall'altra parte stanno tutti quelli che quei territori devono difendere. Per questo noi dobbiamo prendere ispirazione ed essere insegnati e prendere insegnamento da tutti quei movimenti ambientalisti che portano il conflitto nelle piazze, come i movimenti dei gilet gialli che da anni si battono contro le riforme cosiddette ambientaliste del governo Macron. Ambientalismo dell'Unione Europea che prende sempre la stessa direzione, la direzione della green economy. Vorrebbero farci credere che un futuro in questo sistema economico è possibile e che basti cambiare semplicemente alcuni parametri. Ma noi sappiamo benissimo che non è così, perché l'Amazzonia sta bruciando e continua a bruciare assieme alla Siberia e assieme all'Australia per gli interessi del neoliberismo economico, per gli interessi dei padroni. Gli stessi interessi che oggi continuano a tagliare fondi alla scuola pubblica, e mentre le scuole ci volano in testa, e mentre i ponti ci volano in testa, l'ambientalismo del governo resta l'ambientalismo della TAV. Bene, noi a tutti questi partiti e a questi soggetti noi rispondiamo con la rabbia popolare, la stessa rabbia popolare che negli anni 70, partita dagli studenti, ha fatto in modo che si creasse un movimento che ha portato delle conquiste che negli anni sono state smantellate dai trattati dell'Unione Europea. Per questo oggi una lotta anticapitalista deve ripartire dalle scuole. Noi studenti dobbiamo unirci e lottare contro un sistema economico che ci vuole schiavi e servili. Avanti l'OTAN! Perché le donne sanno lottare, lottano in tutto il mondo, lottano le madres del Centro America cercando i loro figli migranti desaparecidos, lottano le madri del Nord Africa, lottano le madri della Terra dei Fuochi o dell'Ilva di Taranto per affermare il diritto dei loro figli alla salute e ancor più il diritto a un futuro. Le donne sono portatrici di gioia, di idee, di creatività, ma sanno altresì essere portatrici di rabbia, di determinazione, di coerenza, di capacità di spingere le loro idee fino alle estreme conseguenze, come ha fatto Nicoletta, contro uno Stato che invece di tutelare e difendere i suoi cittadini tutela e difende gli interessi di poteri forti e spesso occulti. È stato scritto chiaro, è stato rilevato chiaro dalle intercettazioni di Roberto Rosso, ma che sappiamo essere con noi ogni giorno, ovunque si trovino. Questo vale anche per le compagne e compagni che oggi continuano ogni giorno a resistere in Sito del Nord e supportano la... supportano l'unico progetto sociale e politico che fornisca un'alternativa a questo sistema che ammazza le persone, gli animali, la nostra stessa terra. Prima di me tanti giovani hanno ribadito la centralità della lotta territoriale, no TAV, di qualunque lotta nel mondo. Divenga un pianeta che ha i giorni contati, se non cambia.
di uno scontro che si sta consumando in tutto.